Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come Attilio Romita è un vippone molto discusso del GF VIP. Poche ore fa si è imbestialito e ha preso una posizione netta prima della diretta. Attilio Romita è un concorrente del Grande Fratello VIP che si trova attualmente in nomination e quindi a rischio per la puntata in diretta di stasera. Che cosa accadrà? Pare che nelle ultime ore il giornalista abbia preso una posizione netta contro una vippona e il gruppo si sta sempre di più dividendo. Dopo un mese di permanenza dentro la casa, i vipponi stanno prendendo le misure gli uni sugli altri e la frattura del gruppo è sempre più evidente. Attilio è sempre stato un po' nelle retrovie salvo qualche sfuriata soprattutto dopo le puntate in diretta. All'interno della casa il giornalista ha stretto un legame in particolare con Antonella Fiordelisi, Giorgio Ciupilan e Luca Salatino. Proprio durante una conversazione in privato in giardino con Antonella, Romita ha vuotato il sacco su quanto accaduto poche ore prima, prendendo una chiara posizione anche in vista della puntata di stasera. Che cosa sta succedendo al giornalista e come stanno cambiando gli equilibri? Attilio Romita. Netta frattura prima della diretta. Attilio è un personaggio molto amato dal pubblico ma purtroppo si trova a rischio contro Amauris, Jaele, Edoardo e Carolina. In diretta si conoscerà l'esito del televoto. Ma la presa di posizione di Attilio di poche ore fa potrebbe aver cambiato un po' le cose. Datti una calmata. Romita non ha gradito affatto le urla di Vilma contro Nikita per un bicchiere di vino. Parlando con Antonella ha vuotato il sacco e ha dichiarato che la cantante sta avvelenando tutta la casa con le sue sfuriate continue. Il pubblico è tutto dalla parte di Attilio e se i sondaggi prima lo davano a rischio, ora conquista consensi su consensi. L'intervento di Romita proprio prima della diretta è una chiara frecciata verso il gruppo e la GOIC potrebbe essere per lui la prossima nomination. Tutto cambia velocemente al GF VIP soprattutto a pochi passi dalle diretta. Ce la farà Attilio a salvarsi? Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.